Al 25 agosto la nona edizione di Appennino in Canto, il festival itinerante del bel canto che porterà spettacoli, eventi e cantanti lirici in Appennino, coprendo un circuito di 100 km fra Toscana ed Emilia. Un ricco programma di eventi coinvolgerà il pubblico fino al 25 agosto nel circuito intorno ai monti Abetone e Cimone, fra Toscana ed Emilia, partendo quest'anno per la prima volta dal versante toscano, dal comune di Piteglio, toccando poi Gavinana e San Marcello Pistoiese, per arrivare a quello emiliano nei comuni di Sestola, Fanano, Rio Lunato e Montecreto. Si consolida l'importante collaborazione con l'orchestra I Musici di Parma, ormai ospite fissa del festival, e la presenza di ospiti speciali provenienti dai palcoscenici più prestigiosi del mondo. Per me questo è il secondo anno qui sull'Appennino, sono venuto già l'anno scorso, sempre nello stesso periodo estivo, tra Sestola e Fanano, e tra Sestola e Piteglio, e poi in novembre, adesso finalmente di nuovo a Piteglio, qui nella zona dell'Appennino toscano. Beh, assolutamente complimenti a tutti voi che siete riusciti a creare appunto questa situazione davvero unica qui in questa ambientazione bellissima. Oggi, parlando con uno degli organizzatori, mi spiegava tutto il lavoro che c'è dietro e tutto quello che bisogna fare anche dal punto di vista burocratico, amministrativo, eccetera, per creare questa situazione. Davvero i miei complimenti vanno a tutti coloro che dedicano principalmente il loro tempo libero per il successo di questa manifestazione artistica. La manifestazione Appennino in Canto è semplicemente fantastica, basta di pensare solo al parterre di nomi che ci sono e che si esibiranno stasera, tipo Giovanni Meoni, Stefano Secco, Daniela Schillaci, chi più ne ha più ne metta, Maria Punga. Sarà un concerto davvero eccezionale, addirittura ai limiti del memorabile. Qui siamo a San Marcello, stasera canteranno dei personaggi, dei VIP della lirica. Abbiamo il baritono, abbiamo i tenori, abbiamo questi giovani promesse della lirica che sono coltivate, tirate su dalla stagione del maestro Gabrielli, che stasera dirigerà, che ha organizzato questi eventi in tutte queste zone, che aiuta in qualsiasi modo a realizzare questo grande sogno di cantare la lirica. Per cui io amo la lirica, amo la famiglia Gabrielli che riesce a organizzare tutto questo al solo scopo di rendere felici i giovani e le persone che sono qui stasera in tutte queste sere.